Infanzia e adolescenza ha firmato il codice etico per rendere giuridicamente garantiti i diritti in ospedale, elaborato dalla garante toscana Camilla Bianchi, sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende sanitarie della Toscana. Sport, al campione di scherma Filippo Macchi il premio Ali del Pegaso, il nuovo riconoscimento del Consiglio regionale per premiare i giovani toscani under 35 è stato conferito per la prima volta al nuovo campione europeo di fioretto. Libri presentato Taxi Milano 25, la straordinaria avventura di zia Caterina, il volume è stato scritto da Alessandra Cotoloni. Passare dalle direttive al riconoscimento giuridico dei diritti. In Toscana la prima esperienza per arrivare a garantire piena applicazione su cure, anche domiciliari, assistenza sin dall'epoca prenatale, si chiama Codice Etico del Diritto della Persona di Minore Età alla Salute e ai Servizi Sanitari. Elaborato dalla Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Camilla Bianchi, è stato sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende sanitarie e verrà adottato da tutte le strutture con un atto di impegno formale per la sua completa applicazione. Sentiamo le parole della garante Camilla Bianchi. È con grande soddisfazione che questo garante ha elaborato un codice etico per il diritto alla salute delle persone di minore età ospedalizzate e in assistenza sociosanitaria domiciliare, e che nell'ambito della regione toscana rappresenta un sostanziale strumento di tutela per garantire al meglio il diritto alla salute e al benessere psicofisico delle persone di minore età. Il codice è stato adottato da tutti gli ospedali della regione toscana, che quindi lo applicheranno, adotteranno e diffonderanno all'interno delle loro realtà sanitarie, e questo non può che essere un atto di civiltà e una significativa crescita culturale per l'intero territorio della regione toscana. Questo codice è di tutti, ha commentato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. È una giornata bella, la Toscana è sempre stata terra di diritti, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Io penso che lo stato di democrazia di una regione, di un paese, si misuri attraverso il livello di offerta sanitaria, attraverso la tutela dei bambini, attraverso la tutela di chi soffre, di chi è più fragile, dei detenuti. Ecco, oggi un ulteriore passo avanti in questa direzione. Noi abbiamo un obiettivo: fare in modo che un bimbo che nasca a Zeri abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze, e questo protocollo, che mette insieme tutte le ASL, tutte le aziende della nostra regione, risponde esattamente a questo obiettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni. Oggi mi pare sia un momento assolutamente importante di un lavoro fatto dalla Garante insieme alle aziende, che punta a formalizzare l'impegno delle aziende all'adozione di questo codice, un codice che punta a aver formalizzato quello che è l'impegno importante che il sistema sanitario deve avere per i più piccoli, per i minori, con enucleati al suo interno tutti quelli che sono i diritti fondamentali che un minore deve vedere riconosciuto dal sistema sanitario quando ha un problema di salute. È un lavoro importante che parte dai codici, dalle dichiarazioni europee, dalla Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Fanciullo, e che viene poi a concretizzarsi in azioni e in modelli organizzativi che sono già implementati in gran parte della sanità toscana, ma che saranno un punto di riferimento per tutti coloro che organizzano i servizi e per tutti i pazienti e le famiglie. Premiare i giovani talenti toscani, le eccellenze della regione, quelle ragazze e quei ragazzi che ce l'hanno fatta, come ha sottolineato il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. È questo l'obiettivo del premio Ali del Pegaso al campione europeo di scherma nel fioretto Filippo Macchi.
un premio proposto dall'Ufficio di Presidenza e votato dall'Aula, che nasce come riconoscimento per le giovani e i giovani under 35 che si distinguono in tutti i campi e che questa volta è andato a un protagonista del mondo dello sport. Sentiamo le parole del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Noi abbiamo voluto premiare le eccellenze, i ragazzi che ce la fanno toscani, e lo facciamo con questo nuovo riconoscimento, le ali del Pegaso. È un modo per dirgli di volare in alto, di continuare a inseguire i propri sogni, le proprie ambizioni. È un modo per dirgli che le istituzioni gli sono vicino. Questo premio nasce in collaborazione con Polimoda, che lo ha realizzato, e oggi per la prima volta lo mettiamo a disposizione di cittadine, di ragazze e ragazzi toscani che possono farcela e possono farcela ancora di più. E vogliamo premiare Filippo Macchi, appena diventato qualche settimana fa campione europeo di fioretto. Conosco Filippo personalmente da bambino, so quanto impegno, quanta passione, quanta dedizione, la tenacia. E ai ragazzi più giovani un messaggio: Filippo è caduto tante volte, ma poi ce l'ha fatta. E questo è il senso del motivo di questo riconoscimento. Si può cadere, ci si può rialzare e ce la possiamo fare. Il premio è nato in collaborazione con Polimoda, l'Istituto di Moda di Firenze, e a realizzarlo è stata la giovane studentessa armena Ani Kachatrian, che è intervenuta in collegamento dal suo paese, raccontando che a ispirarla è stato un viaggio tra sogno e realtà. E adesso sentiamo le parole dell'atleta Filippo Macchi. Beh, è un percorso che inizia appunto tanti anni fa, fin da quando sono piccolo ho sempre praticato questa disciplina, sono sempre stato appassionato di scherma, e è una tradizione di famiglia per quanto mi riguarda, e ho sempre avuto persone che mi circondavano che hanno sempre saputo tirare fuori il meglio di me. E negli ultimi 2 anni, nell'ultimo anno e mezzo, in realtà il nostro CT, Stefano Cerioni, che è un grandissimo CT, e è riuscito, ha puntato tanto su di me, ho sentito tanto la sua fiducia e penso di averlo ripagato con la stessa moneta. E in passato abbiamo avuto campioni olimpici, mondiali, europei, e all'ultima edizione abbiamo portato 2 medaglie d'oro, fioretto maschile individuale e fioretto femminile, e a squadre il colore della medaglia non è cambiato, per quanto riguarda il fioretto, per non dimenticare comunque Gabriele Cimini nella spada, un grandissimo campione, ma tantissimi atleti della Toscana in questo sport qui rendono il massimo. A partecipare alla cerimonia anche il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, che ha parlato di un riconoscimento che l'Assemblea legislativa vuole dare per dimostrare la vicinanza allo sport, premiando i giovani atleti toscani che si affermano a livello internazionale. Sì, lo sport della Toscana sta primeggiando ormai alla grande in tutte le categorie. Questa è una storia che si rinnova nella scherma, ovviamente un riconoscimento di una tradizione che ormai è evidente, che è nel DNA, nel sangue dei toscani, e quindi un riconoscimento che il Consiglio regionale vuole dare nel proprio Palazzo del Pegaso per dimostrare la vicinanza allo sport, ai valori e soprattutto premiare le espressioni dei giovani atleti toscani che si affermano a livello internazionale. Per il consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza Diego Petrucci questo premio è molto importante, proprio perché si rivolge agli under 35 della regione. Sentiamo. Sì, questo premio, le ali del Pegaso, è sicuramente un premio molto significativo perché si rivolge appunto agli under 35 della nostra regione, ed è giusto che le istituzioni diano particolare attenzione a quelle ragazze e a quei ragazzi che sanno ottenere successi anche nello sport, non soltanto nello sport, sicuramente nello sport, in una tradizione, quella del fioretto, della scherma, della sciabola, insomma, che vede la Toscana, vede Pisa in particolare comunque ai vertici del mondo da sempre. Quindi siamo particolarmente contenti, particolarmente soddisfatti, e ci auguriamo, insomma, di continuare a rimanere sul tetto del mondo e d'Europa per ancora tanti anni.
Una storia unica, quella di Caterina Bellandi, ovvero zia Caterina, la famosa tassista di Firenze, conosciuta in tutta Italia e nel mondo per la sua opera di assistenza ai bambini malati di tumore, che accompagna con allegria e leggerezza nel proprio taxi colorato e pieno di peluche all'ospedale Meyer di Firenze. Una storia raccontata da Alessandra Cotoloni nel volume Taxi Milano 25, in viaggio con zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi. Alla presentazione del libro, in sala Gonfalone del Palazzo del Pegaso, sono intervenuti il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e Marco Casucci, l'assessore toscano Leonardo Marras e ovviamente Caterina Bellandi, oltre all'autrice Alessandra Cotoloni. La vita è fatta di incontri e l'incontro è quello che ti cambia e che fa diventare l'io un noi, ha detto zia Caterina. Sentiamola. La vita è fatta di incontri e l'incontro è quello che ti cambia, che rivoluziona quel io in noi in lui, nel caso in cui il nostro cuore sia aperto all'infinito. In questo momento mi sento di dire che è un'emergenza amore, quindi quanto mai è disponibile l'essere umano e quanto lo deve essere adesso, perché adesso siamo tutti in emergenza. Essere in emergenza vuol dire chiedere aiuto, vuol dire non ce la faccio da solo, vuol dire aiutami, perché non è facile nascondere questo disagio, è impossibile adesso, siamo tutti in emergenza e c'è bisogno di chiedere aiuto. Il messaggio è questo, un libro per scambiare il nostro disagio e un modo per chiedere aiuto. Non bisogna vergognarsi di essere fragili, di non sapere come fare, di non avere tutta la tecnica per poter rispondere ad un messaggio. È un momento epocale, secondo me. Il Covid ha veramente messo in evidenza che senza amore non si può, che solo l'amore può aiutarci a sopravvivere. È fondamentale non chiudersi ma aprirsi. La propria fragilità deve essere messa in condivisione con la fragilità dell'altro. È una pubblicazione che racconta il cuore grande della Toscana, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. È una pubblicazione che racconta il cuore grande della Toscana, uno dei volti più belli della nostra regione, è un volto che racconta la solidarietà, la capacità di star vicino a chi soffre, di trasformare le paure, le preoccupazioni in speranza, in gioia. Zia Caterina è questo, è una forza della natura che arriva al cuore di ciascuno di noi e che fa sorridere chi dentro piange. Qualcosa di enormemente bello. Il libro è già stato tradotto in tedesco, io mi auguro possa essere tradotto in tante altre lingue, perché questa storia è una delle storie più belle della nostra Toscana. Si tratta di un libro che abbiamo presentato diverse volte e zia Caterina è ormai diventata una zia di famiglia, ha aggiunto l'assessore regionale Leonardo Marras. Beh, noi l'abbiamo presentato ormai diverse volte e quindi parlo a titolo proprio personale, la zia Caterina è diventata veramente una zia di famiglia, quindi ci ha accompagnato e accompagna ancora, perché il nuovo taxi è dedicato a Maria Sole, per cui a noi ci fa enormemente piacere che ci sia questa relazione che continua e cerchiamo di darle una mano. E mi fa davvero tanto piacere che il Consiglio regionale abbia voluto tributarle in questo anno particolare, questo momento di presentazione del libro che la descrive, che la racconta, perché quest'anno è stato davvero il riconoscimento più importante, il ricevimento al Quirinale con il conferimento dell'onorificenza, a dimostrazione del fatto che la sua scelta di vita ha aiutato e aiuta tantissimi bambini e famiglie in percorsi molto difficili. Come dice la canzone che si sente nel suo taxi, non è importante la meta ma il viaggio, ed è importante che questo viaggio venga condotto nel migliore dei modi, perché la qualità della vita, che a volte è anche breve, di quei bambini sia la più bella possibile. La parola aiuto deve essere vissuta da ciascuno di noi con umiltà e sincerità, ha detto Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale. La parola aiuto dovrebbe essere vissuta da ciascuno di noi con umiltà e sincerità,
quando abbiamo bisogno di chiedere aiuto dovremmo chiedere aiuto. Io oggi posso dire di essere emozionato e felice per aver dato un piccolo contributo per ricordare una figura come zia Caterina, che ovviamente non è nuova al Consiglio regionale. Già nella scorsa consigliatura fu definita con tanto di pergamena ambasciatrice toscana della solidarietà. E oggi siamo qui a parlare di un rivoluzionario dei nostri tempi. La rivoluzione che si basa sulla solidarietà, sulla capacità di chiedere ma anche di dare aiuto. Dovremmo farci tutti una riflessione interiore e capire che chi si dà agli altri è veramente un esempio imperdibile per la nostra meravigliosa Toscana, e dovremmo ricordarcene tutti i giorni. Non è facile vivere questi momenti, però devo dire che c'è anche la consapevolezza che insieme possiamo dare tanto. È stata un'esperienza davvero unica, ha detto l'autrice Alessandra Cotoloni. È stata un'esperienza, direi, unica, perché questa è stata la possibilità di poter conoscere la zia Caterina, e quindi noi abbiamo un personaggio così importante in Toscana che fa una cosa così bella e così importante. E poi è stata la possibilità di veramente incontrare tante persone, un arricchimento costante e continuo, perché ogni volta quando sali nel taxi c'è un'esperienza che ti devi, che non sai nemmeno quale tipo di esperienza ti possa aspettare. Però ecco, esci fuori, scendi fuori che dal taxi che ti senti veramente tanto arricchito.